tutti, sono Isaac29695 e sono qui per recensire l'SG550. Mai sentita sta arma, infatti è una delle armi più rare di combat. Perché rare? Perché fa cagare. Beh, non vediamo un attimo adesso se è vero quello che ho appena detto. Allora, SG550, devo fare in fretta perché dopo c'è una piccola cosa che devo farvi vedere. Allora, c'ha uno dei minori danni degli AR. E partiamo bene. C'ha anche meno danno dell'M416 e questo vuol dire che si capisce già. La portabilità è la prima volta che, anzi, è una delle prime volte che, diciamo, tengo conto di sta statistica, perché quest'arma sembra leggera, ma ha lo stesso peso di una K47. Quindi diciamo, allora, danno poco. Diciamo, si va lenti quando si porta sta arma. Quindi, diciamo, già è una cosa abbastanza negativa. Poi, se ci mettiamo anche il raggio di fuoco che è veloce, che è sì, forse è una delle cose positive, che ha lo stesso raggio di fuoco dell'M416, quindi spara abbastanza veloce per un R. La precisione, ecco, qua dice che c'ha la stessa precisione, cioè c'ha una delle precisioni più alte degli R. Ma vedendo così in gioco, guardate com'è il mirino quando è in gioco, quando sto fermo, provate a vedere, noterete che c'è. Non so se sia un problema del gioco. Guardate questo qua, il Speedy Gonzales. Però guardate il mirino dell'SG550 quando sto fermo. Diciamo che lascia un buco enorme quando sto fermo. Cioè, non è 90 di precisione in gioco. Le statistiche dicono che è, diciamo che è alta, alta, molto alta. Tipo quella del K47, però non lo so. Decidete voi a chi credere. Poi c'ha il recoil che sì, in un certo senso basso, sì, basso, anche se di sicuro beh, simile a quello dell'M416, però forse un po' più alto, a me pare, poi non so, dipende da, beh, meno controllabile di sicuro. Poi cosa c'è? Ah, sì, è vero. Andiamo alla parte al problema principale di quest'arma, ovvero che c'ha soltanto 20 colpi nel caricatore. Allora, voi mettete 20 colpi nel caricatore in un'arma che fa poco danno, con un raggio di fuoco alto, mi state dicendo che questa è una delle armi più difficili con cui si può fare un'uccisione? Credo di sì, perché se mettiamo insieme un danno basso con un raggio di fuoco alto, e già da qui i proiettili volano, se in più me ne metti 20 al posto di 30, siamo presi benissimo. Passiamo a un'altra cosa, perché non è finita qui ovviamente. Se voi mettete quest'arma, che è già, vabbè, ok, almeno mettetela a un costo basso. No, 1100 GP. Quest'ora farei bene a prendermi anche, non so, un caricatore aumentato. E arriviamo alla bellissima somma di 1000. Aspetta, quanto costa un caricatore? Beh, troviamolo adesso. E avendo un rinculo basso sarebbe consigliato anche un mirino, quindi 150 più il costo del caricatore più il costo dell'arma 1100 viene a costare circa, non lo so, 1500 all'incirca, quindi diciamo che 1500 per un'arma, e il caricatore modificato lo consiglio perché credetemi, 20 colpi in quest'arma io l'ho provata e sono la peggior cosa mai esistita, perché va bene 20 con un'arma che fa magari tanto danno, ma questa fa pochissimo danno. Allora 20 è impossibile uccidere una persona con 20 colpi. Sì, è possibile, ma dico, è impossibile resistere con 20 colpi a lungo, dato che devi ricaricare ogni 2-3 secondi. Quindi l'unica cosa positiva di sta arma è, diciamo, il rinculo, che è buono abbastanza.
ratio di fuoco, anche se peggiora il fatto che ha soltanto 20 colpi. E quindi non è buona come arma. Se almeno la scontassero permanentemente a 900-800 GP sarebbe anche accettabile, ma 1100 chi vuoi che la compri? A questo punto fate bene a prendervi un M416 che è 3 volte meglio. E quindi non c'è nient'altro da dire su sta arma. L'unica cosa che posso dire è dei suoi cugini, che sono molti, non so se riuscirò a parlare di tutti in questi 2 minuti. Allora, uno è l'SG 550 Camo, che ha qualche statistica in più come al solito. Un altro è il G556 Camo e il G556, che sono due cugini in NX, quindi non sono il massimo. Soltanto che cioè, non sono il massimo perché appartengono a sta famiglia, però diciamo che come armi quelle là sono già meglio. C'hanno, diciamo, un danno molto più alto e, diciamo, la precisione diminuisce parecchio, però, diciamo, un danno alto con 20 colpi. Aspetta. Sì, hanno 20 colpi anche loro. No, soltanto i camo mi sembra che ne abbiano 30. I normali invece, cioè SG550 e SG556, credo che ne abbiano 30, 20 colpi. Vabbè, comunque avere un danno un po' più alto fa, diciamo, migliorare questa famiglia, diciamo. Perché se fosse composta da soltanto l'SG550 sarebbe, diciamo, una cagata pazzesca. Poi, l'SG550 Camo è una delle armi che trovo più spesso, anzi, che si trova più spesso permanentemente, chissà perché. E vabbè. Ah, se a qualcuno può interessare quest'arma, dopo aver fatto 100 kill, cosa che veramente chiederò l'autografo a chiunque riesca a fare 100 kill con questa arma, perché è impossibile. Potrete modificarla con il Gun Emporium, quelle co cosette là carine, che gli aumenteranno soltanto qualche statistica, niente di più, niente di meno. Però potrebbe anche essere un po' più forte. Io purtroppo non l'ho provata perché 100 kill non sono riuscito a farli. Vabbè, dai. Allora, diciamo che la recensione è finita. Adesso vi spiego un attimo qualcosa dovrebbe accadere a Combat, dato che c'è un aggiornamento in vista. 23 se non sbaglio, quindi è domani. Se riuscirò a caricare questo video domani, il caricamento dovrebbe essere dopo domani perché io sto facendo questo video lunedì, però dovrebbe essere domani dato che caricherò questo video martedì. Martedì, vabbè, dai. Oggi proprio non me ne va bene una giusta, non me ne va, ecco, ancora. Non me ne va bene una, credo che sia così che si possa dire. E allora, adesso credo che vi lascerò con l'ultima kill. L'ultima kill non c'è, perché quest'arma c'ha pochissimi colpi. Vabbè, allora. Per fortuna questa è l'arma peggiore che io abbia mai provato, sono riuscito a recensirla e a fare una partita decente, se si può dire. SG550 AR 1100 GP, una roba pazzesca. Il danno 4, perché è bassissimo. Precisione 9, io non so se fidarmi delle statistiche o di quello che vedo in gioco, ma io non lo so. Almeno per avvantaggiare un attimo l'arma, perché sennò avrei messo anche meno di quello che ho messo di voto, ovviamente, personale. Ratio di fuoco 7, perché questo è, sì, diciamo, buono, non sarà. Sì, forse è anche uno dei migliori, però dico, se me lo metti con 20 colpi è praticamente inutile. Rinculo, sì, buono, bassino, ma meno controllabile dell'M416. La massima combo che ho fatto è un multikill e totale 45%, perché se ci metti un prezzo così alto a sta arma che fa cagare, buonanotte, se la devo prendere non la prendo. E quindi diciamo che è una delle prime armi che hanno un voto così basso. Io tendo sempre a mettere un voto
dispositivo a qualsiasi arma, magari tirandolo un po', perché sennò. Perché vorrei un attimo dimostrare che un po' tutte le armi sono abbastanza buone da essere utilizzate, ma questa peggiora le robe, perché 45 mi metti una roba del genere con un prezzo del genere è praticamente inutile. Vabbè, adesso passiamo alla seconda parte del video che spero di riuscire a fare. E vabbè, ci vediamo dopo. Ciao, e a dopo. Rieccoci qui. Voglio un attimo parlare dell'aggiornamento, del prossimo aggiornamento. Allora, la prima cosa che posso dire è che aggiungeranno questa cosa qui che dovrebbe chiamarsi MVP e non so precisamente cosa voglia dire, però so soltanto che è, diciamo, una specie di classifica, diciamo, una cosa che si potrà vedere alla fine di ogni partita. Se ad esempio prendiamo ad esempio questo. Se noi siamo il player che fa più headshot in una partita, con minimo ovviamente 3 headshot, in una di queste modalità qua, saremo visibili alla fine della partita in una tabella, circa, e guadagneremo un bonus di esperienze di GP. Ovviamente le modalità sono queste, e diciamo sono abbastanza comprensibili, ad esempio. Qui dovrebbe capirsi che si parla di headshot, ad esempio qui si capisce che si parla di bandiere, cioè medico. Questo credo sia riservato agli specialist, perché ovviamente. Vabbè, poi queste cose aggiungeranno 15% di esperienza e 5% di GP, ogni volta che diventeremo i migliori player su quei ambiti. Poi verrà modificata la tabella. Alla fine della partita, quella dove vengono assegnati i punti, esperienza e GP, e diciamo che verrà messa una specie di opzione che vi permetterà di vedere dove avete guadagnato, cioè quanto avete guadagnato, ad esempio nell'MVP oppure con i bonus o nel serve durante la partita. E invece di far vedere soltanto la somma, vi fa vedere tutte quante le esperienze divise e ovviamente anche la somma. Poi una nuova cosa abbastanza interessante, che a me ovviamente non interessa perché non mi interessa, però è interessante per chi sta in un clan. Ora sarà possibile, diciamo, avere un bonus di esperienze di GP per ogni membro del clan che sta giocando con voi. Quindi diciamo, se state giocando con molti membri del clan, magari a un fireteam su Kabin, avrete un bonus di esperienza e di GP alla fine della partita, perché state giocando con i vostri compagni del clan. Quindi non sarà, cioè, non sarà, diciamo, sarà molto più utile stare in un clan adesso, e ovviamente non sarà solo, diciamo. No, cioè, giocare con gli altri non sarà soltanto per le clan war, ma anche per magari divertirci oppure anche per fare esperienza più velocemente, grazie a questi bonus. Poi verrà aggiunto un nuovo cecchino, che sì, è un cecchino che costa un sacco, e devo dire che i prezzi delle armi sono saliti parecchio in questi ultimi 2 mesi. E cosa posso dire su sto cecchino? Credo che faccia fuori in un colpo, c'ha 10 colpi nel caricatore, quindi non so, magari sarà soggetto di una recensione futura. Poi altri cambiamenti, vengono rimossi i lavoretti giornalieri e le abilità che si potevano acquisire soltanto completando il secondo e il terzo lavoretto vengono messe nello shop. E non è necessario un livello per comprare queste abilità. E è un vero peccato che abbiano tolto questi lavori giornalieri, perché erano molto utili, perché potevano dare ad esempio molti bonus, anche se soltanto per 20% erano utili, che purtroppo sono stati tolti. Vabbè. La cosa più importante di questo aggiornamento sono gli specialist, che sono, diciamo, stati bilanciati, parecchio bilanciati, e sono state modificate i colori e qualcosina degli specialist.
Allora, qui ci sono le statistiche dei vecchi personaggi specialist e qui quelle di quelli nuovi. Voglio un attimo sottolineare questi due, gli specialist maschili, che sono stati parecchio sbilanciati, anzi sono, diciamo, erano bilanciati all'inizio, erano gli specialist femminili che erano sbilanciati rispetto a quelli maschili e purtroppo hanno diminuito le statistiche di tutti. Ad esempio, se prendiamo la Viper, qui hanno soltanto tolto la velocità, vabbè, è una cosa abbastanza pesante per chi giocava con molto tempo con la Viper, sì, diciamo. Però, se pensiamo allo Scorpion, qui gli hanno tolto, c'aveva 10 di speed che veniva azzerato con la protezione della veste pesante, quindi diventava 0. Se adesso me lo mettete a meno 6, cioè faccio prima a prendermi una veste pesante, mettermi il cappellino e gli occhiali da sole, no, gli occhiali da sole, gli occhiali anti-flash, e arrivo a cioè mi conviene, perché arrivo a circa meno 3 di velo no, meno 2 di velocità invece che meno 6. E cioè, scusa, avere uno specialist lento che poteva anche essere accettabile il 0 di velocità dello Scorpion vecchio, ma se me lo metti a meno 6, che non posso equipaggiarci anche altri cappelli e quindi non posso diventare più veloce, è praticamente inutile. Conviene prendersi una veste pesante se si vuole essere protetti, veste pesante, cappellino e occhialini da anti-flash, e al posto del minigun un MG. Con magari, se si è abituati a sparare a raffica da 200 colpi, mettere il caricatore maggiorato più 100. Vabbè, stando ai miei calcoli, dovrebbe essere la Raven lo specialist più utilizzato dopo questo aggiornamento. E vabbè, peccato. Almeno prima erano utilizzabili, questi due adesso sono praticamente inutilizzabili. Ma vabbè, dai. Ci saranno tre nuove abilità molto interessanti. La più interessante secondo me è la terza. Saranno tutte e tre acquistabili in GP e in NX, nello shop. E non so se sia necessario un livello, però vabbè, vedremo. La più interessante è la terza, che vi permetterà di, secondo me, che vi permetterà di posizionare una scatoletta dove sarà possibile recuperare le munizioni perse, sì, diciamo usate. E quindi sarà molto utile. Speriamo che si possano recuperare anche le munizioni dell'MG e del minigun, che in questo modo sarebbe molto più facile abbattere o almeno completare i fireteam, ad esempio Cabin, dove ci sono molti zombie, oppure anche il boss finale dell'ultimo fireteam che hanno aggiunto. Vabbè, che cosa posso dire ancora? Questo aggiornamento si sì, ha portato abbastanza, cioè ha portato molte modifiche e non mi è piaciuta molto sta modifica degli specialist. E poi sì, come cacchio fa una a vestirsi di rosso in mezzo agli spari nemici, alle granate che vabbè, lasciamo perdere. Diciamo che no, ma fa cagare.